E bravi. Non solo siamo qui per il sesto episodio di Pokémon Spada, non solo stiamo per vivere delle avventure stratosferiche insieme a Renatino, il re del Mediterraneo, commenta Renatino, re del Mediterraneo, non solo siamo qui per proseguire la nostra straordinaria avventura, ma mi avete dato addirittura retta. Nello scorso episodio avevo chiesto 10 euro per YouTube Premium per eleggere Mr. Premium. Ne abbiamo ottenuti 60. Vorrei eleggere proprio qui, insieme a voi, i molteplici Mister YouTube Premium. Icnusoi, sei Mister YouTube Premium. Premium o Premium? Pasquale Carminio, nome palesemente falso di un mafioso sotto copertura. Tu sì che sei il re. Alex Boss, altro nome inventato, è un bot, me ne sono dato da solo. Sei Mister YouTube Premium. Korak Minion 8652, è un bot di YouTube. Tu sì che sei il re di tutti i re. Mirko Scardino, pentito di mafia. Sei Mister YouTube Premium anche tu. Francesco Conte, compra del fumo. Ho comprato il fumo, grazie. SP Septile, dai Roma, anche tu sei Mister YouTube Premium. YouTube Premium, è in realtà, lo abbiamo ottenuto. Ma ora dammi 10 euro per comprarmi la droga, perché mi devo riprendere, perché oggi questo fottuto figlio di puttana chiamato Renato non aspetta altro che fumare della marijuana. Come sempre mi avete dato i vostri consigli, tra cui pia chi te pare. Il gioco è facile da livellare, ci sono caramelle S, caramelle M, caramelle L, caramelle XL, immagino caramelle rare. Quando incontro un Dynamax lo devo uccidere perché mi dà la roba. Ma avete detto che Legend Arceus o Arceus è un bel gioco? Lo famo? Non lo famo? Questo lo scopriremo fra quando finirà questa serie. Drippy si trova nelle terre selvaggi, quindi potremmo prenderlo, ma adesso capiamo. Le MN non esistono, sono diventate mosse comuni. Oggi però non ce ne frega un cazzo di niente, perché oggi si prosegue l'avventura con Renato e re del Mediterraneo. Tra l'altro, fammi vedere un po' la situazione qual è, perché noi avevamo Erpuzza, Nestore, Smegma, Moji, Minatore e Briga. Ovviamente è una squadra un po' così, un po' nel meme. Secondo me l'unico sicuro è Briga e Smegma. Mo, tra Minatore e Erpuzza capimo, perché capiamo. Per ora io lascio questi. Oggi però vorrei mettere, metti un po' Briga come primo, ma che cazzo te ne frega, porca troia, fai in mezzo come te pare. Proseguiamo l'esplorazione nel percorso 5. Non mi ricordo dove stavamo andando, quello è un Pokémon da scopare, penso proprio di sì. Ah, qua si scende. Qua si va troppo in basso però, frate. Qua si sta a dividere la situazione. Quello è un bel Pokémon sborra, quello è uno strumento. Qualcuno mi ha detto che ho perso uno strumento. A me che cazzo me ne frega. E cura, bolla. Guarda come mi aggrediscono questi fottuti maranza di merda. Fra poco posso avere la bici. Stiamo a fare, secondo me, un giro strano. Er poke campeggio lo pisciamo a sto punto, perché tocca pisciarlo. Fammi vedere una cosa, scusa. Ah, questa è la pensione, frate. Qua mi danno il Pokémon elettro. Però fammi tornare indietro, perché qua c'è un'altra zona che prima abbiamo completamente pisciato. Ah, no, è semplicemente. Ah, sì. Ah, è la roba sopra, ok. Aspetta, che qua. Mi sono cacato sotto. No, frate, non mi puoi inseguire all'infinito. Però mi dà la possibilità di scappare. Disfoguscio, un Pokémon con questo robusto gusto. Può essere gusto. Lascia perdere, dai, smetti di leggere. La pensione Pokémon! È qua che si pia il Pokémon elettrofico. Cioè, questo è l'ostello. Gli allenatori possono lasciarci i loro Pokémon e noi ci prendiamo cura di loro. Vuoi affidarci dei Pokémon? No, voglio che mi dai il Pokémon elettro. Chi me lo dà? Tu! La prescelta. Un Toxel è un Toxel. Dammelo, è lui? Ho portato a spasso come l'uovo che avevo trovato e guarda un po' chi è nato. Un Toxel? Prendilo tu, per me è un pochino troppo elettrizzante. Oh, se gode, frate. Questo è huge perché mi sa che era tipo elettrofica, una roba del genere. Elettrofica. Certo che voglio dargli il soprannome. Benvenuto Brunello. Te dire perché? È perché Brunello purtroppo ha avuto un passato da tossicodipendenza. Non si è mai ripreso e è diventato così. Ah, famo volaista Nestore. Nestore, è stato un piacere. Tra l'altro avevo visto pure l'evoluzione di Nestore, quindi GG. Ma che livello è? R2? Tieni anche questo. Va bene, caramelle rare. Caramelle. Oh, esperienza XS. Caramella altamente energetica che aumenta di pochissimi punti esperienza di un Pokémon. Ah, quindi non ti danno un livello in più, ti danno esperienza. Questa roba potrebbe essere interessante. Scusate, cerco sempre di contattare questi fottuti sviluppatori. Brunello sta all'1. All'1 è pochissimo. Brunello, prima de usate, mi sa che passerà un po' di tempo. Allora, oh no. Gli Ultras. Ma quello c'è il Covid. Aspetta un po', dove vai? C'hai il Covid? Dacci la tua bici, dobbiamo attraversare questo ponte infinito, non può essere infinito. Ma quindi non mi dica il team Yell, sono gli ultras della tizia, sono il team contro cui dobbiamo scontrarci. Tra l'altro non avete nemmeno Rotom con voi e quindi. Frate, alza ste spalle, vabbè che c'è il Covid però. Questi ragazzi sono ladri di bici, da loro ciò che si meritano, avrei la mia gratitudine. Frate, ma sta a morì, ma sta con un piede nella bara e con quell'altro al funerale. Tocca fa botte? È proprio brutto il team Yell, frate. Ma veramente orribile. Dai briga, fagli il culo. Mo io non mi ricordo bene che tipologia sei, però fortunatamente ti abbiamo già. Occhioni teneri! Oh merda, finalmente lo vediamo in azione questa mossa di merda. Scusate, sto utilizzando un linguaggio un po' sgarbato. Spennata! Va bene, più di metà vita se gode. Rifagli spennata, tanto attacchi prima te. Ah no, di nuovo occhio. Quanta cazzo di velocità c'ha, porca troia, questo coglione. Ma poi che effetto ha? Cosa mi abbassa l'attacco? Ah, quindi non lo ammazzo. Cosa?
Godo. Prima è nato. Brunello, quanti livelli? Meno, frate, meno. Oh, Tievo. Vedi, appena l'ho eliminato, torna in campo. Picchia un duro. Non dovrebbe farci veramente danno. Ma che è la musica rock sotto? Senti, frate, se te lascio qua, stiamo qua fino a dopodomani. Non ne ho uno super efficace su di lui. Manna comunque Smegma, che sicuramente gli fa più danno perché c'avevamo l'attacco che è stato dimezzato completamente. Frate, devi capire che non mi fai danno. Mi fai idropuzza. E se vediamo, dai. No, scusate, do una velocizzata. Guarda quanto va veloce il tizio, hai visto? Sta masturbando velocissimo. Ce n'è un altro? Hai smesso di rompere coglioni. Brunello? Ah, frate, ma Brunello in 11 livelli non ha imparato una mossa. Ma com'è possibile? Ma pure l'altro vuole il cazzo. Io non voglio il cazzo, me ne vado. Ok, in realtà il cazzo lo voleva. Ve l'ho skippato. Non finisce qui, te l'assicuro. Senti, fammi parlare col paziente zero, che mi deve dare la bicicletta. Eccellente, sei un allenatore eccezionale. Vedo anche che è un Pokédex, ciò vuol dire che è un Rotom. Assolutamente sì. Piuttosto che farmela rubare dal team Yella, regalo a te la mia bici. Oh, grande. Se montassi un motore su una bici, di sicuro Rotom ci si infilerebbe dentro. Divertiti con la bici rotomizzata. Ma quindi è un motorino, non è una bicicletta. Hai ottenuto una bici Rotom, frate, però non mi puoi passare una bicicletta a mano, no? Una bicicletta che permette di mettere il turbo. Va bene, ti leggo le istruzioni. Ma che cazzo me ne frega? Più o meno? Oddio, va velocissimo, fermi tutti. Te che dici? Cosa salta in testa a quelli del team Yell? Non me ne frega niente, vai, io mi devo gustare la mia bici. Qua c'era uno strumento. Però dove la vedo la carica, scusa? Era molto meglio la carica Tauros. Guarda lì le terre selvagge. Certo che madonna. Madonna, ma che è quella roba lì? Quello che si vede in lontananza è lo stadio di Knuckleberg. Prima o poi anche tu lotterai lì. Speriamo, fratello, speriamo. Ma va tanto più veloce? A parte che sbrilluccica tutto, non capisco se sono strumenti o se è la bici. Ah, oh, oppa, ma te levi dai coglioni? Se ti avvicini ancora un po', scatta la sfida. Ah, vuoi fa botte? Ti avevo avvicinato. Madonna, sei ridicolo. Ma Vulu è il suo Pokémon prediletto. Ma poi non me so curato, frate. Ma non me so curato, non vale. Fai una spennata, che secondo me questo lo butti giù, te fidi? Non con colpo, ma con un paio. Te l'ho detto. Riccio lo scudo, va benissimo. Aumenta la difesa, ma secondo me non basta. E infatti non basta. Senti, ma me fai un po' a salire di livello Brunello, che lo voglio utilizzare? Però comincia già a non salire più di livello, eh. Frate, ma non ha imparato una mossa. Oh, Corvisquire. Qua servirebbe Brunello elettrico. Ovviamente ci ammazza. Ah, è più... come fa a essere più veloce lui? Scusa, sta a 10 livelli. Sta a 3 livelli sotto di me. Senti, a me non mi vado, fatte morire, briga. Qua c'è bisogno di cervello. Manna Minatore. Tra l'altro, Minatore ha imparato Forza Antica. Dai, torna a casa, stupido. Lo fai subito, Forza Antica. Attacca un altro paio di volte, così. Tanto per rompere i coglioni. Alza dei sassi e glieli lancia tutti in bocca. E Corvisquire ci saluta. Sei un geniaccio, ormai sai benissimo come funziona il rapporto delle tipi. Boh, l'ottava gen, sai, se non l'avessi imparato. In realtà lo so fare solo perché il gioco mi dice quali sono le mosse super efficaci. Brunello, infermabile. Oh no, gli si è voluto Erconio con raffreddore e è diventato un maranza. Prova a rifargli Forza Antica. No, lo dynamaxizza? No, idrocarica. Bravo, t'ho sta cacciata per sta cazzata. Ma te ne vuoi andare? Frate, ma non c'hai letteralmente speranze. Però fa caduta massi che magari gliene fa 5 a culo. Ruggito, ma che mossa. Frate, ma è proprio brutto. Ma sembra la copia brutta di Bugs Bunny. Fagliene 5. 1, 2, bastano 3, dai. Ah, no, te pare. Senti, dai, velocizza questo idiota. Oh no, gli ha dato una bacca. No, gli ha dato tutto. Fagliene 5 però adesso. 2, 3, 4. Frate, il quinto è un sogno. Dai, con uno dei vite rimasto. Doppio cazzo. Super efficace, ce lo prendiamo. Non ci interessa niente. Leva quel Rabiot, ma poi si chiama Rabiot, frate, ma Brunello! Che poi è una femmina. Frate, Brunello, c'è qualcosa che ci nasconde qualcosa, Brunello. Brunello, non sei Brunello. Non capisco, abbiamo entrambi la medaglia erba, ma sei più forte di me, hai fumato? Oh, no. Evoluzione! Oh, finalmente! Moji si sta evolvendo, attenzione, potrebbe diventare la triade. Ma fa schifo. Ah no, è la terza. Chilla, ce n'è un'altra. Oh, Rotom, ma che mi dici? Ah, non me ne frega un cazzo, frate, te posso dire. Notte sferza. Oh, fai dimenticare qualcosa, che notte sferza è sempre utile. Leva turbo sabbia. Rimettiamo la bicicletta. Ma poi mi fa ridere che spawna. Cioè, ma che è, frate? Ma com'è possibile che spawna qualcosa? Vabbè. Comunque, la nostra squadra sta per andare verso il completamento. Abbiamo preso parecchi Pokémon. Qua che c'è scritto? Oh, consigli utili, non me ne frega niente. Abbiamo preso parecchi Pokémon. Adesso in realtà quello che faremo è andare. Questa è la seconda città, no? Eh sì, Killford. Ma che è? Ma perché mi fate finta di far vedere che la città è viva? Cos'è quel coso lì? Una statua? Questo è lo stadio, l'abbiamo individuato. Capiamo. Volevo solo entrare lì dentro. Sono spiacente, ma in questo momento il presidente è impegnato. Chi cazzo è il presidente? Lo Tito. Vi prego di lasciarci passare, largo, largo. Ah, quello dietro è il presidente, frate. A presto, presidente. Ah, ma c'è il fluido là, ma c'ha la panza. Ah, oddio, ma è Rose Villain, ma com'è vestito? Ma chi l'aveva riconosciuto? Ma tu sei peggio del professor Cucui. Ma quanta panza c'ha? Non ti sembra di essere stata un po' troppo dura con le nostre fan? Vanno trattate con estremo riguardo, altrimenti non lo succeranno più. Ecco qua. Ah, questa si chiama Olive. Lo sapete già
che sta succedendo. A me va benissimo così. Presidente Rossa, anch'io farò tutto ciò che è mio potere per esserle utile. Tra l'altro lui o lei era raccomandato da, proprio da Rossa. No, frate, ma Rossa c'ha una panza talmente grossa che pure quando è girato di schiena si vede, frate. Wery, ma non sa neanche chi sei. Lui è Bit. Sono lieto di vedere che hai fatto tanta strada dal giorno in cui ti ho regalato un Pokémon. Ah, quindi è colpa tua se Bit esiste. Con il suo permesso. Oh, presidente, ma che non me la presenti? Olivia, ma guarda, Renato, sono curiosissimo di scoprire come mai Dandel ha scelto di sponsorizzare proprio te. Non lo so, è matto. Ho appena avuto una delle mie idee geniali, dimmi un po'. Affronterai la capopalestra azzurra, vero? Penso di sì, però credo che il suo colore non sia proprio azzurro. Vieni a trovarmi quando avrai conquistato la sua medaglia. Stapperemo champagne e piperemo cocaina. Boh, va bene, presidente, ci rivedremo. Anche con te ci rivedremo. Ah, oh, Olivia, mi vuoi dire qualcosa? Il presidente si recherà al famoso ristorante Frangifrutti de Mare. Ma che è? Merda, adesso voglio una bella pasta allo scoglio. Ottieni la medaglia e raggiungici lì. Va benissimo. No, però fammi fare un attimo i cazzi miei e fammi girare. Oh, benvenuti in questa nuova città che non... Ma guarda qui i fan, frate. Ma assurdo. È famosissimo il presidente. Fammi fare un giretto, vediamo un po'. Deve essere una fatica battere azzurra. Ma poi perché camminano tutti così induciti? Vediamo se troviamo qualche strumento tipo un bellissimo Mega Ball conchinella. Ma come la indovino secondo te la conchinella? Io mi farei un giro esplorativo, ma tanto non c'è mai un cazzo dentro ste città, frate. Tu puoi parlare con chi te pare, ma questo è tipo il mercato rionale, ma non mi danno niente. Qua c'è un altro strumento che è un repellente max, ma anzi super repellente, scusa. Calamita, va bene. Non c'è mai molto nelle città in realtà, cioè ti danno l'impressione che siano vive, però alla fine sono sempre quelle. Cioè, nel senso, capisci. Ma quindi la prossima, il prossimo obiettivo è... Ma che cosa sono? I cerchi olimpici? Ah no, è... Stai calmo. Comunque a questo punto l'obiettivo è... sì, si può fare solo la palestra, mi sa. Non si può fare altro. Guarda quanto stanno induciti. Aspetta, c'è uno strumento. Cura totale. Questo cos'è? Ah, questa è l'altra stazione. Fermi tutti. Quindi abbiamo collegato le stazioni. Ti mette qualcosa? Non sarebbe bello se si potesse sfidare sui treni per passare il tempo? Non me ne frega un cazzo di niente. Che hai detto? De Unima? Aspetta. Dicono che nella lontana regione di Unima si può lottare in metro. Ah, oddio, è vero. Vabbè, frate, che tocca fa? La palestra è l'unica. Ma quindi posso entrare in ogni cazzo di casa? Bambini inquietanti, non voglio sapere niente da voi. C'è anche questa cosa che mi hai messo che le case... Ma signora, ma che cazzo fa? Giornata magra. Mi tocca comunque pulire gli strumenti da pesca. Vabbè, sì, vedi, non ti dicono niente. Cioè, perché mi dai la possibilità di entrare nelle case della gente se poi non sono pressoché inutili e inutilizzabili? Ma quindi a sto punto si fa la palestra. Guarda, dove cazzo spuntiamo? Qua c'è altro. Uno strumento nascosto. Ah, qua c'è la statua quella strana. Aspetta. Il faro? Cos'è? Le statue di due Pokémon che si dice abbiano protetto il faro. Oh, belli. Qua non si può entrare. Azzurra, la capo palestra? Eccola, forse devo venire qua. Bravi sviluppatori. Sei una sfida palestra, non è vero? Sì, sono io. Sei diventato una mezza celebrità fra i capi palestra. Tieni, mio caro VIP, così anche tu saprai qualcosa di me. Card de Azzurra. Vediamo un po' qual è la sua storia. Ti aspetta allo stadio, va bene. Vai via, non te voglio più vedere. No, raga, mo ditemi che quello lì sopra non è Erduce. Io lo so che lo dico troppo spesso, ma poi quel Wingull lì, ma che scena è? Allora immagino che Azzurra abbia dei Pokémon d'acqua. Avendo dei Pokémon d'acqua, sta un po' nel merdaio in realtà, perché non abbiamo un'erba. Poi voi mi avete detto che avere un Pokémon erba è inutile se abbiamo quello elettro, quindi mi tengo volentieri in Brunello. Però qua è un po' un tumore. Vogliamo tenere Moggi per il meme? Teniamolo. Fammi vedere un attimo come funziona. Scusa, ma ce n'ho 5 XS, no? Cioè, se la do Brunello. Ah, ho 100. Ma so effettivamente. Cioè, 5 non fanno un livello, frate. Usale tutte. Tutte su Brunello, a stecca. 400 esperienza. Ci ha fatto un livello, vedi? Ah, gli volevo dare uno strumento. Aspetta. Ma dagli una bacca, Cedro. Ma dalla a Moggi, frate. Oggi si fa Moggi gameplay. Allora, l'altra volta avevamo capito che qui dentro in realtà non c'è nulla di che. Bisogna indossare la divisa. Ora la vado ad indossare, questa fottuta divisa. Ma è unita o è divisa? Oh, guarda che bella ambientazione. Ma quella è sbarra! Non credo. Allora, qui c'è da collegare acqua. Mazza quanti soldi, allenatore. Oh, mazza quanto sei brutto. Ma che capaccia c'hai? La missione della palestra di Kilford consiste nel superare... Mi sono sbagliato. Come farei a passare? Se provi a premere quel pulsante lo scoprirai. Vabbè, la classica cosa che tu premi i pulsanti e fa le cose. Ok, let's go, let's go, let's go. Peccato che non ci abbiamo... Ma che fa fischia? Peccato che non ci abbiamo nessuno di super efficace, perché qua servirebbe... Sarebbe stato molto utile. Qui siamo un po' in difficoltà in realtà in questa palestra, a meno che il nostro Brunello non voglia impazzire e imparare delle mosse elettro improvvise. E che già voce? Che me fai? Ersolleti, come fai? Rifagli notte sferza e manna a casa. C'è un Pokémon solo sta troia, no? Mo però chiama la troia solo perché è svestita, mi sembra strano. Brunello, tu devi fare tanti livelli. Ciao Alice, apri le gambe e fammi felice. Ok, vediamo un po' qua che succede. Ok, ho spostato l'acqua. Quindi questo giallo, immagino che sposti l'acqua del giallo. Ok, quindi poi torni indietro e fai così. E sei passato. Madonna, che intelligenza superiore che c'ho. Rompiamo il culo a sta puttanona. Sempre notte sferza, frate, che abbiamo visto che comunque stab gli fai abbastanza danno.
Potevi levargli un po' di più. No, rafforzatore, aumenta la difesa. Secondo me, se riusciamo a far arrivare Brunello... Però non ci arriverà mai a 20, capito? Mulinello, no, siamo incastrati in un mulinello. Cioè dovrebbe fare 3 livelli. Forse dovevo farlo livello a prima, sai. Se l'avessi fatto livello fuori la palestra magari ce la faceva. Però vabbè, sti cazzi. Sì, no, non lo farà mai. Arriverà al 18 massimo. Corfish, corpesce. Che poi non ho capito, scusa, ma se... Mazza, frate, ma c'è la difesa. Ma se l'esperienza è divisa fra tutti, no? Cioè, se io avessi un modo per stoppare il fatto che l'esperienza la prendono tutti, cioè, il Pokémon che lotta ne prenderebbe di più? Frate, fai tutto te oggi, non hai capito? Godo. Brunè, almeno... Guarda, se riesci a arrivare anche solo al 19, ma solo per vederti, solo per vederti in campo, sarebbe un sogno per tutti noi che ti fiamo per te. Allora, senti una cosa. Apri al giallo, poi dal giallo apri il rosso, torni indietro e hai fatto. E se gode. Da qua. Oh, quello Air Blue. Quanti sono? 3 o 4 gli allenatori? Se clicco questo, che accade? Mi sono incastrato, ecco che accade. Frate, non ci sto a capire in cazzo. A riapri il giallo. Che non so come andare là. Beh, è più facile di quello che sembra, sicuramente. Ah, clicchi questo rosso. Clicchi questo giallo. Ah, riclicchi questo rosso. E clicchi Air Blue. Clicchi Air Blue e hai fatto. E siamo dalla capopalestra. Famo tutto con Moji? Ma perché no? O poi magari Brunello Air 19 lo buttiamo dentro, però fammi da una pozione, non ce l'ho. Dai una pozione. Una basta e sti cazzi. Tanto comunque poi ce ne frega presso che niente. Al massimo muore. Vorrei vederlo Brunello, però mi sa che sta ancora a un livello un po' troppo basso. Missione compiuta. Ed è GG col numero 10 sulle spalle. Renatino si appresta a vincere la seconda medaglia. Ah già che c'era lo stadio. Tutti allo stadio per sostenere Renato. Si avvicina con la sua catwalk. Quanti anni ci avranno? Cioè le posso fare le battute sessuali su di loro o è una cosa tipo pedofila? Azzurra, dimmi tutto. Ci siamo già conosciuti, ma lascia che mi presenti. Io sono Azzurra. Mi piace che ti sia dovuto disturbare a cercarmi. Io e i miei Pokémon manderemo a monte tutte le strategie che escogiterai. Azzu. Vabbè, però fa apposta. Perché le devono sempre denudare questi fottuti giapponesi? Non dimentichiamo che lei ha un Pokémon che può diventare gigante. Ma che è, frate? Ma puoi lanciare la palla in quel modo? Erpolsino Dynamax. Immagino che il Pokémon Dynamax sia l'ultimo, come al solito. Allora, inizi subito, Moji. Notte sferza. Non puoi essere più lento di Goldin. Bravo. Più di metà vita, ti prego. Doveva andare meglio. Agilità, va bene. Aumenta la sua velocità. Aumenta la velocità di molto, quindi attaccherà lui ora. Idropuzza. Merda. Va bene, Moji resisti, sei un grande. Notte sferzalo. Ancora. Sempre di più. Gliene potresti fare un altro, però poi rimani solo con tre cose. Gli fai urlo rabbia. Lui ti rifarà. Ah no, incornata. Forse ce l'ha un po' di più. Madonna, Moji, sei un tank. Se mangia la bacca. Mentalità. Mentalità di Moji. Urlo rabbia e lo mandi al creatore. Madonna, raga, proprio una caccola. Brunello non ce la fa a salire al 19. Mi sa che non lo vedemo. Arrokuda. Bruttissimo. Quello di prima. Merda, al 23, eh. Comincia a diventare essere un po' alto. Gli fai leccata e lo paralizzi. Acqua getto. Madonna, sei lentissimo, frate. Va bene, sono solo stab. Ti fanno danno solo perché sono stab. Però tu paralizzalo con leccata. Gli dai un'altra chance a leccata. Gli fa acqua getto, ma tu sei vivo. Lo devi paralizzare, frate. Non devi fare altro. Può paralizzare questa merda. Tu gli fai un altro attacco. Gli fai una notte sferzata. Tanto lui, a meno che non ti fa brutto colpo, ma è impossibile. Quanto cazzo godo. Peccato. Tocca curate, Moji. Super pozione. Tanto ce n'è 5. Boom. Così un paio di colpi riesce a sostenerli. Ah, mi dà 60? Perché mi dà 60 la super pozione? Urlo rabbia dovrebbe bastare. A meno che non si cura. Lei non cura i Pokémon. Particolare questa scelta, te posso dire. Urlo cazzata. Dovrebbe bastare e se gode. Ultimo Pokémon. Se non sbaglio. Brunello, vuoi fare qualcosa? Brunello vuole rompe coglioni e basta. Mi resta un solo Pokémon, ma è la perla più brillante della mia squadra. Oh no, il Dreddone! Merda, il Dreddone. Allora, lui diventa Dynamax. E lo farà immediatamente. Però se io faccio notte sferza, no? Che cazzo fai con sta mana matta? Lui mi sa che fa... Cioè, mi sa che diventa Dynamax e mi attacca diretto. Però tanto comunque, se non ricordo male, la trasformazione Dynamax dura 3 turni e lo puoi fare una volta sola a partita. Quindi in realtà sei inculata da sola. Ah no, lui un po'... Ok, l'attacco glielo fai, non gli levi niente. Merda, frate, questo sarà duro da buttare per terra. Abbiamo un regalino, incassalo se ci riesci. Dynaflusso. Merda, frate, ma è Godzilla! E se sei da un Moji? Va bene, chill. Chill, chill. Era calcolata la morte di Moji. Secondo me, io manderei Smegma. Per andare sul sicuro. Dynamaxizzo Smegma. Così diciamo un turno di vantaggio comunque. Ma che significa? Perché che significa? Sembra un po' assonnato, scusami. Allora, tu lo Dynamaxizzi. Fai Dynattacco, non Dynaflusso. Anzi, no, fai Dynaflusso e poi fai Dynattacco. Smegma, diventa super smegmatico. Che sono enormi questi cosi. Dynaflusso, ma non dovrebbe essere molto efficace, quindi non dovrebbe toglierci troppo. Porco di frate. Lo faccio pure a coglione. Ok, però il problema è...
e siamo morti. Però in realtà lui ha finito, eh. Cioè, se io faccio questo, no? Se io faccio super pozione su Smegma, gli ridà tutta la vita. Senti a me, senti la mentalità che c'ho. Lui mi rifà Dyna Flusso. Fallo. Ah, no, Dyna Tenebre. Merda. E questo non l'avevo calcolato. Va bene. Nerchill, qual è il problema? Lui adesso torna normale, torna in anico. A coglione, a coglione. Lui ci avrà uno di vita, gli fai Dyna Flusso. Con chi l'ama, frate? No, impazzivo, ti giuro, impazzivo. Non c'è speranze. Impossibile sopravvivere. Azzurra, mi sa che l'hai presa nel culo. Brunè. Brunello al 19, mi sa che il prossimo episodio vediamo Brunello. O Smegma sbigo attacco, sì. Che sei speciale lui, proleva lega tutto, che cazzo ci fai? Brunello invece vuole fare qualcosa? Brunello non vuole fare niente, te fidi di me, vuole dormire. Mi spiegate che significa che cazzo sembrava assonnato questo coglione? Azzurro, ma che cazzo fai? Oh no, i pidocchi! Oh no, i pidocchi! Si avvicina per darmi finalmente la medaglia acqua, medaglia mare, medaglia onda, medaglia... Sborra, gliela passa come si passa il miglior fumo. Chissà è il medaglione. Mo lo voglio e me l'attacco sul muro. Pokémon fino a 30, non ci interessa niente. Medaglia acqua si chiamerà. Sei riuscito a sconfiggere Azzurra, complimenti a te. Voglio regalarti questa MT. Mulinello, inutile, GG dai. Ma non mi ha detto come si chiama la medaglia? Ah sì, me l'ha detto adesso ma l'ho skippata. Usciamo e facciamoci interrompere. Eccoci qua, Olivia, il presidente ti aspetta al Fangifrutti de Mare, va bene. Eccoti la sua card della Lega, così lo riconoscerei facilmente. Oh, card de Rose. Ma chi è il primo, Rose? Madonna, quanto ti seguirei ovunque. Comunque cazzo, noi ci salutiamo qui. Oggi è stato un episodio lottante, un episodio violento, violenza Galar. Noi ci sentiamo domani con un nuovo video, dopodomani con un nuovo episodio di Pokémon Spada. Grazie mille a tutti. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Renatino Capomafia e dammi soldi. Ciao.